Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video di House Flipper, signori, appuntamento numero 5. Io sono Maullo Maullo 941 e oggi siamo tornati su questo giochino. L'altra volta ci siamo fermati, ma prima di partire col video ragazzi io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Spero che questi episodi vi piacciono, fatemelo sapere se volete che continuiamo questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, link in descrizione. Mi trovate anche su... sembra tutto sporco. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che trovate sempre nella descrizione, che potete fare delle donazioni tramite PayPal. Detto questo, noi partiamo con il video. Ok ragazzi, io rispetto all'altra volta non ho fatto nessun progresso, diciamo ci siamo fermati alla pitturazione della casa. Oggi iniziamo a sistemare tutto quello che manca. Allora, iniziamo dal bagno, ci serve un lavandino che sia un lavandino degno di questo nome. Abbiamo vari punti per migliorare la nostra situazione, raga, ma per ora lasciamoli perdere, perché ho sistemato un lavandino questo, che ci rimettiamo quello che c'era, raga, non mi interessa, non me ne frega nulla. Dobbiamo semplicemente pensare a vendere... Monta, andiamo a montare il lavandino. Possiamo anche montare il lavandino. Oh, e come si monta? Che dobbiamo fare, zio? Che problemi hai? Ah, già è montato, così. Mamma mia, sto vomitando. Che cosa devo fare? Ah, prima certo, prima si inserisce la rondella, poi il dado, perfetto. Prima la rondella, stiamo diventando degli esperti in qualsiasi cosa. Rondella e dado, perfetto. I tubi li dobbiamo collegare, bravo, così. Io, ok, perfetto, ora montiamo i flessibili, bello così, ma magari bastasse fare questo, tutto questa ambaradan. Ah, non l'ho montato? Cosa posso fare? Ah, ok, non era stretta abbastanza, ok, montiamo anche l'altro, perfetto, montiamo questo, mettilo lì, sciappalo, ok, monta, lo devi stringere, ok, e montiamo anche la parte sopra del flessibile. Bello così, ora dobbiamo montare la rubinetteria. Un pezzo, poi l'altro, magicamente si collegano. Porca miseria, dobbiamo montare tutto, mamma mia. Che cos'è? Un corso di idraulica praticamente, non è un... più un ristrutturare... che cosa vuoi, zio? Sì, anche a me piacerebbe. La magia allo stato puro, ok. Non so cosa sia successo, però va bene. Va bene così? Questo? Questo? Cosa ti manca? Ah, questo forse dobbiamo stringere. Ok, no, è un corso di idraulica comunque. Per montare un lavandino, corso di idraulica. Ok, non voglio sapere cosa bisogna fare per montare il gabinetto, raga. Gabinetto, prendiamo questo qui. Non mi ricordo quale abbiamo buttato fuori, la quale abbiamo venduto malamente. Però penso che questo dovrebbe bastare. Lì lo possiamo mettere, perfetto. Dobbiamo montarlo? Sì, porca miseria, dobbiamo montare pure questo. Ok, iniziamo con i bulloni a terra, bullone 1, bullone 2, perfetto. Poi la vaschetta, che dobbiamo fare? Bello così, poggiata. Poi questo ce lo piazziamo di sopra, possiamo fare la pipì? No. Coperchio, oh, nuovo punto abilità. E questo l'abbiamo fatto, raga, e nel bagno ci siamo. Potremmo mettere un bello specchio, lo possiamo mettere uno specchio? E dai, dammi questo, uno specchio, ma lo ce l'hai uno specchio per il bagno? Uno specchio per il bagno, zio? Uno specchio, dove stanno gli specchi? Aspetta, ah, la carta igienica, vero? Porca miseria, non ci avevo pensato. E giustamente, se non ci penso io, qui non ci pensa nessuno. Carta igienica lì, va bene già così, perfetto. La carta igienica l'abbiamo messa. Poi, cos'altro manca? Avevo visto un'altra cosa che mancava. La lavatrice non esiste proprio. Questo che cos'è? Porta carta igienica? No, l'abbiamo messa. Voglio uno specchio, c'è uno specchio? Pareti, cucina, altri, decorazione, piante varie, uno specchio. Zio, mi cerchi uno specchio, ora non me lo troverà mai, ok. Specchio, semplice, una cacatina qualsiasi. Bello questo qui, sì, mi piace, ma brutto forte. E me lo piazzi qui, bello, grosso, sopra il lavandino. Me lo puoi mettere sopra il lavandino piazzato così? Perfetto, tanto in questi specchi, qua le compri, non si vede una cippa di nulla. Bello così, ok, e il bagno è completo, signori miei. Ora, concentriamoci sulla cucina. Allora, chiudi la porta cortesemente, grazie. Allora, cucina, di sicuro ci serve un... cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa qui a terra? Tieni premuto per sollevare, ma che cos'è? Un cucchiaio? Ma buttalo, ma... Scusa, mi dai la pistola sparasoldi, ok? Mi butti questo, mi vendi il cucchiaio, grazie. Mi piazzi il cucchiaio, grazie, gentilissimo. Ci siamo liberati del cucchiaio. Allora, compriamo per prima cosa, signori miei,
Allora, io direi che prima cosa in una cucina serve una cucina, serve per forza un frigorifero, giusto? Armadietto, cucina, dove stanno i frigoriferi? La cappa, ma perché dico, forse c'è elettrodomestici, utensili, vabbè, frigorifero a due porte, già, frigorifero Japan, che vuol dire? Mamma mia, che cosa brutta, via, mi serve un frigorifero normale, lo chiudi questo, mi serve un frigorifero normale, utensili elettrici, andiamoci di qua. Oh, frigorifero mono, bello così, bianco, sì, bello, mi piace, piazzaglielo normalmente qua. Dove glielo devi mettere? Piazzaglielo. Giro leggermente, no, dall'altro lato, così, perfetto, riusciamo a piazzarlo proprio lì ad angolo, un po' più avanti, ok, e il frigorifero ce l'abbiamo, raga, dopodiché compriamo i vari mobiletti. Ok, ragazzi, la cucina non è la cosa più bella del mondo, però diciamo che va bene così, raga, abbiamo il lavello, il piano cottura, un mobiletto lì per metterci qualche altra cosa, qui forse c'entra un altro mobiletto, quanto è largo questo? 1, 2, 3, 4 e mezzo, qui quanto abbiamo? 1, 2, 3, 4, forse c'entra, raga, sapete che forse un altro mobiletto qui c'entra? Vediamo se riusciamo a piazzarcelo un altro, almeno riusciamo a completare, fare qualcosa di carino, possiamo cambiare il lato dell'anda? No. Vediamo se c'entra, c'entra, bello così, lo mettiamo proprio piazzato lì. Ok, dai, quantomeno così ho una cucina un attimo più moderna. Una cucina un attimino più moderna. Ora, forse questa porta noi l'abbiamo sbagliata a montarla, dovremmo cambiarla sinceramente, ma ce ne sbattiamo altamente. Compriamo un bel... c'è troppo poco spazio in questa casa, raga, c'è troppo poco spazio, porca miseria. Dovremmo fare un salottino e la camera da letto e anche un punto dove mangiare, perché questa non ha dove mangiare praticamente. Allora, possiamo mettere intanto un tavolo qui. Un tavolo qui lo possiamo mettere. Aspetta un attimo, mettiamo un tavolo. Tavolo. Tavolo classico, sala pranzo. Tavolo classico, sala pranzo. Mamma, ma è enorme sta cosa. È enorme, va bene. Ci sta. È bianco, è carino, è coccoloso. Va bene così. Mettiamo il tavolo, lo piazziamo qui, signori miei, così. Mangiano qui, non mi interessa, devono stare stretti e mangiano lì. Sì, mamma che arredamento brutto, raga. Ma non c'è spazio in questa casa. Ma di che stiamo a parlare? Non ce la posso fare la sala pranzo. Mi dispiace, mangiano in cucina. Ma anche quando dovrò mettere il divano per guardarsi la televisione? Non c'è il divano per guardarsi la televisione, non c'è. Questa porta, aspettate, apre, abbiamo detto. Così, verso l'interno. Ah, vabbè, non è un problema. Quindi apre a seconda di come una porta double face. Apre a seconda di come hai bisogno tu, praticamente. Perfetto, ok. Vediamo delle sedie. Sedie. Perché non mi trovo mai sedia X, sedia da bar, sedia Edgar. Cos'è la sedia Edgar? Ah, bellissima, 50 euro. Bella così. Ne mettiamo una qui, signori miei. Ottimo. E me ne dai un'altra, zio? Quantomeno un'altra sedia la dovremmo comprare, perché a meno che il tizio non mangia proprio da solo, dico, un'altra sedia la mettiamo qui, perfetto, che ci sta molto bene, ok? I nostri compratori continuano a non parlare, questa cosa mi fa paura. E poi direi un tavolino basso, mobile. Mobile, un qualcosa di basso semplice per metterci la televisione. No, divani non ne dobbiamo comprare. Divani non ne dobbiamo comprare, quindi compriamo questo piccolo armadietto scarpe. Sì. Ma che cos'è questa cacata terribile? La mettiamo in camera da letto questa cacata terribile, raga. Ho comprato una cacata terribile. Ah, qui ci sono ancora i cosi della pittura. Ok, giralo, giralo, giralo. Mettiamo qui. La casa dei gatti questa è, raga. Che cos'è questa cosa? Ma come si fa a comprare una cosa del genere? Ah, mettila qui, mettila qui. Bellissimo, perfetto. Così le scarpe le teniamo lì. Tra l'altro l'abbiamo messo pure storto. Ma fermi tutti. Io il letto e l'armadio dove lo metto in questa camera? L'armadio lo possiamo mettere qui. Butti questa pittura, zio, che non ci serve più. Non mi parlate più di pittura. Elimina questo ed elimina questo. Ok. C'hai un armadio a un'anta? Casa. Lampade, mobili, pavimento, cucina. Mobile. Mobile. Un armadio. Sì, eccoli qua. No, mi servirebbe un armadio piccolino a due ante. Ecco qua, tipo questo. Perfetto, bella cagata terribile a quest'ora. Dimmi che c'entra lì. Dai, no, 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 no. Me l'avevi messo giusto, brutto. Perché me l'hai dovuto modificare?
Ok, un altro poco, mettilo dritto. Ok, l'armadio dietro la porta ci sta. Perfetto, così l'armadio dietro la porta ci sta. Il portascarpe ce l'abbiamo pure. E qui andiamo a mettere, l'ho visto mentre scorrevamo qui i mobili. Ok, ragazzuoli, ho messo questo tavolino qui, in modo tale che dovrebbe essere un tavolino porta TV. Quindi, giustamente abbiamo preso il tavolino porta TV. Andiamo a prendere la TV. Televisore, ok, andiamo a prendere il televisore, bellissimo, 500 euro, porca miseria che gran televisore che gli stiamo comprando a questi, lo mettiamo lì sopra, addirittura è più grosso del tavolino stesso il televisore, ci sono rimasti gli ultimi 1900 euro raga, io spero di riuscire a fare più di 30.000 euro raga, perché noi avevamo un budget iniziale di 30.000 euro, dopodiché abbiamo comprato la casa che ce n'è costata 25, ristrutturarla tutta. Ci è costato un pozzo pauroso, cioè il televisore è più grosso del tavolino, però va bene, noi dobbiamo fare le cose in grande, raga, dobbiamo fare le cose in grande. Riesci a levarmi queste cose qui che mi erano rimaste? Ok, meno male. Finalmente ordine. Oh, sono tutti contenti. Per due ragnatele che erano rimaste, solo ora sono tutti contenti. Meno male, sono contento io per loro. Non capisco perché è rimasta sta macchia lì, raga, non capisco che macchia è. C'è qualcosa qui nell'aria che mi dà fastidio. Ah, era sta zanzara, sta ragnatela lì, ma mamma vattene a quel paese. Va bene, ragazzoli, ci rimane da comprare semplicemente il letto. Allora, ci rimane da comprare semplicemente il letto. Letto matrimoniale, letto per bimbi, letto matrimoniale, cao. 400 euro, ma stiamo a scherzare? No, no, zio, mi voglio un letto normalissimo, proprio una cosa terribile, proprio bagno, lampade, impianti, porte, finestre e mobili. Voglio proprio qualcosa, se non sbaglio i letti erano giù, 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 scendi, scendi, divani, 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 divani. Mi serve proprio un letto di quelli brutti, il più brutto che avete, 300 euro, mamma mia che prezzi, 200, eccolo qua, questo, brutto forte, sì, colore, facciamo questo marroncino un po' più cacarella. Dai, me lo puoi dare questo marroncino, rovere, addirittura, il letto in rovere, raga, il letto in rovere che andiamo a piazzare qui, c'entra? Dai, un letto matrimoniale ci vuole. C'entra il letto bello piazzato qui così, che si prende tutta quanta la stanza. Fantastico, raga, fantastico. Me lo sposti leggermente più indietro. Va bene così. Perfetto. C'entrano secondo voi due comodini piccoli piccoli di lato? Ci abbiamo gli ultimi 1100 euro. Vediamo se abbiamo due comodini piccolini, raga. Mobile, torniamo su mobili. Comodini, se non sbaglio, erano pure sotto. Comodini. Piccolo comodino, bello questo, proprio brutto. Il rovere lo voglio. Faggio, no, lo voglio cedro. Amarena, lo voglio polpus. C'è il rovere tech? Non c'è il rovere? Però, ah, il rovere è il primo. Ne voglio due, zio. Ne voglio uno da mettere qui. Dimmi che c'entra, ti prego. Perché non c'entra? Perché non c'entra? Il nostro comodino. Ma che cazzarola di comodino è? Premi per restituire l'oggetto. Ma non. Ah, ok. E perché non me lo fai? No. Ma che problemi ha questo comodino, raga? Ma che brutto comodino! Riesci a piazzarmelo lì? No, perché me lo deve. Giralo, brutto! Vabbè, niente, niente da fare. Il comodino volante non lo possiamo mettere. C'è qualche altra cosa di più piccolo? Forse questo c'entra, raga. Ok, questo è centrato, questo è centrato. Ok, ne abbiamo trovato uno che va abbastanza brutto. Pigliamo un altro, lo mettiamo pure da questa parte, che dovrebbe entrarci pure. Riusciamo a entrare giusto? Ok. Ok, aspetta, va bene, sì, dai, ci sta, ci sta. La camera letto, l'armadio, ci abbiamo tutto quanto. Casa abbandonata, perfetto. Tablet, vendi la casa. Raga, io mi sono rotto le scatole, sinceramente. Ma le luci funzionano? Io non ho controllato una cosa fondamentale. Se le luci funzionano, accendi interruttore. Le luci non funzionano, ottimo. Tieni per. Solleva, non funziona, ce ne sbattiamo altamente, raga. Mi sono rotto le scatole di sta casa. Va bene così, bella, concludiamo l'ordine. Sì, vendiamola. Mostra casa per l'asta e invia un giardino alla competizione. No, 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 mostra l'asta per la casa, vendiamola. Casa acquistata per 26.000 euro. Porca miseria, terreno intorno 90, quantità delle camere 4. Il tuo budget attuale è di 1.000 euro. Tempo trascorso 1 ora e 16 minuti. Ho partecipato a un concorso di giardino? No. Vai alla gara di giardino? No, elenco per l'asta. Andiamo, andiamo. Vendi la casa. Interessante, raga. Le offerte quasi. Stiamo parlando di 43.000 euro. Bello così. Esattamente una camera da letto. Utile 15.000. È finita? Accetta l'offerta di 44.000 euro.
Feedback positivo, bisogno della stanza separata per l'ufficio. Qui non c'è spazio per documenti e libri. Ma stai zitto, feedback ESC, va bene, dammi sti 44.000. Utile, ritira l'offerta, accetta l'offerta. Accettiamo l'offerta, signori miei. Bello così, abbiamo fatto un pozzo di soldi. Abbiamo fatto un bel pozzo di soldi. Secondo me, se ci lavoravamo di più, effettivamente potevamo fare ancora di più soldi. Però va bene così. Come prima casa comprata e sistemata, secondo me va bene. Raga, io mi fermo qui per questo doppio episodio. Abbiamo fatto un pozzo di soldi. Partiamo da 30.000, ne abbiamo circa ora 45.000. Tanta roba. Addirittura abbiamo la zappa per seppellire i morti. Ora, perfetto, ottimo. Detto questo, adesso io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto a questa serie. Fatemi sapere se volete altri episodi in cui andiamo a comprare magari qualche altra casa e cerchiamo di sistemarla ancora meglio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e ci vediamo sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!